Vi avremmo raggiunto se la mia gonna non si fosse impigliata nella leva del cambio. Ma vi ho già salutata meno di un'ora fa. Sì, un saluto in fretta e furia. Non vi ho ringraziato. Ma certo. E allora? Oh, John, siete andato via così in fretta. Temevate di dover ammettere che non potete far tutto da solo? Che vi occorre l'aiuto di una donna? E che non siete il solitario che credete di essere? D'accordo. Senza di voi non avrei concluso nulla. E non sono affatto quell'essere solitario che credevo di essere. Bene. Io volevo sentirvelo dire. Stanley non ha mai scritto nessuna lettera e non ti ha mai chiamato al telefono per dirti di vendere la casa. Tu invece lo hai chiamato un mese fa per dirgli di venderla. Vuoi capire che io so tutto quello che succede in questa casa, eh? Ah! Ma chi vorresti darla a bere? Che figlio conti di farmi fare una volta venduta la casa? Non hai forse pensato già a una graziosa clinica bianca dove abbiano cura di me? Quanto al telefono non è il caso che te ne preoccupi più. Se qualcuno chiamerà risponderò io da sotto. Io stavo sulla veranda e lui passò lì davanti. C'era un vecchio armadio che non serviva in giardino e io gli dissi: senti, se fai a pezzi questo vecchio armadio io ti regalo 20 cent. Allora lui entrò nel giardino e io stavo rientrando per prendere i soldi. E mi voltai e lui mi venne addosso. Io mi misi a urlare, ma lui mi teneva per il collo e mi picchiava con tutta la forza che aveva. E non cercate di avvicinare quell'uomo, inteso? Ho ancora un figlio lontano, non so dove. Non posso dargli un volto né un nome, ma so che è vivo. E so anche che egli conta su sua madre perché difenda i suoi interessi. Una di voi appartiene a lui, secondo la legge di Dio e degli uomini. E quando tornerà a reclamare ciò che è suo, beh, troverà tutto esattamente come lo ha lasciato. E per tutto, intendo tutto. Tu muovetevi, andate a dormire. Sognavo quell'omino. Quale omino? Ah, sì, sai, quello di cui ti ho parlato. Quello che venne il giorno del matrimonio. Dammi una sigaretta, caro. Non avevo mai fatto un sogno così brutto prima. Ho avuto paura. Quell'omino camminava tutto solo attraverso strade e piazze di una città deserta. Dovunque andasse, si trascinava un'ombra. Ma quando poi sparì, Carlo, la sua ombra rimase ancora lì e si diffuse come un lenzuolo che copre tutto. Sei esaurita, Mary. Tieni, non mi va più, caro. Non sapete che significa essere sola in un campo pieno di rozzi minatori, con un padre che non nasconde il dispetto per non aver avuto il maschio che sognava. Sì, ho sposato Willard perché non gliela facevo più a star sola. Sapevo che in fondo non mi amava e mi era indifferente. Mi avrebbe amata col tempo. E così, quando egli mi chiese di sposarlo, volli di proposito illudere me stessa che era soltanto a me che teneva, non ai miei soldi. E ora invece... Non hai per caso sbagliato porta? Niente affatto. Ti cacciano da Santiago, Kate? Che cosa te ne importa? Da un pezzo hai perso ogni interesse per me. Volevo domandarti dove potrei trovare Jed. Che cosa vuoi da Jed? Io niente. Ma Clay O'Mara lo cerca. Hanno già scoperto tutto della rapina. Chi gliel'ha detto? Kenyon. Quel vigliacco farabutto traditore. Ma... aiutò solo a rubare le bestie e fu Meredith che uccise quei due. Meredith? Non è così che ha detto lo sceriffo. Credo che farò una visita al signor Kenyon. Avanti, esci, Whitey, mi devo vestire.